Le leggende del garage tornano in Italia con un tour per celebrare 35 anni di carriera. Tutte le band garage di oggi devono tantissimo ai The Flatstones. Le loro bare a forma di chitarre, gli amplificatori vintage, Vox e il loro suono distorto hanno invaso il mondo del rock nel lontano 1980. E da allora quel suono è diventato uno standard. Il loro ardente garage psycho punk ha infatti anticipato l'intero garage revival degli anni 80. E questa sera Pescara gli dedica una serata. Pescara è una città che ha tantissimi interessi culturali molto eterogenei. Pur essendo piccola abbiamo tantissime band che suonano, una grande passione per la musica in tutte le sue forme e tutti i suoi linguaggi. Quindi vogliamo portare a Pescara un po' della storia anche della grande, del rock internazionale, e sicuramente è un gruppo come questo che ha fatto la storia del garage punk e di tantissime musiche che da qui sono derivate. Abbiamo la fortuna di averle a Pescara grazie a un'organizzazione riuscita a portarla qui con noi. Quindi io penso che una programmazione che offra un ventaglio più ampio possibile di linguaggi culturali e musicali, perché è una città che davvero sa interessarsi a tutto. Sicuramente una band storica come questa non potevamo non presentarla, diciamo, col massimo gli onori, perché rappresenta una storia importante che continua nei nostri giorni con tante band anche locali che seguono quella storia. Si svolgerà presso il Tipografia l'evento Revival con inizio ore 21, biglietto d'ingresso a 13 euro e poi una lunga notte di musica. Negli anni Ottanta, e soprattutto verso la fine degli stessi, molta musica in Italia è stata salvata grazie all'auto-organizzazione, penso alle vicende dei centri sociali, ma anche alle gloriose vicende dei circoli Arci d'Alloro in Abruzzo e in Nazione. Adesso molti ragazzi, molte organizzazioni stanno riprendendo lo spirito di quegli anni, perché la musica dal vivo, altrimenti oggi come allora, rischia di scomparire.